Live social. Questa sera abbiamo una fotografa d'eccellenza ai nostri microfoni e qui con me Grazia Bertano. Benvenuta, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, intanto Grazia, io partirei raccontando subito la sua storia, che è una bellissima storia. Lei fotografa da sempre, diciamo. Sì, io ho sempre fotografato, quindi da quando ero ragazzina e i miei mi hanno regalato la prima macchina fotografica compatta. Poi mi sono presa una reflex, poi negli anni, dopo il 2000, abbiamo iniziato con la digitale, sono passata a digitale. E quindi ho iniziato a riprendere la passione, perché per un po' di tempo ero passata alla telecamera, preferivo filmare. Ho ricominciato a fotografare nel 2003-2004. Da allora ho sempre fotografato, sono diventata una semiprofessionista, però la mia passione sono i viaggi. Io fotografo in viaggio. Esatto, infatti diciamo che le tue fotografie predilette sono proprio le fotografie di viaggio. Ecco, io tra l'altro ci tenevo a sottolineare che tu insegni anche fotografia, giusto? Sì, io sono una docente, insegno fotografia, insegno Photoshop. E questa è per me una passione completa, quindi a 360 gradi. Esatto, poi grazie anche alla presidente dell'associazione Cuneo Fotografia, all'interno della quale propone proprio delle offerte formative, no? Sì, noi proponiamo dei corsi di corsi base, ne proponiamo sempre uno all'anno che parte a gennaio, poi proponiamo dei corsi avanzati, quindi facciamo un corso avanzato e adesso quest'anno a novembre iniziamo con un corso flash. È un corso breve fatto per chi intende fare qualcosa di più. Quindi fantastico. Nella nostra associazione facciamo un sacco di cose, diciamo. E poi insomma esistono anche dei veri e propri livelli, quindi ha anche senso insomma seguire una formazione per acquisire dei nuovi strumenti. Ecco, io intanto ci tenevo anche a sottolineare che insomma il suo mestiere secondo me si è evoluto tantissimo negli ultimi anni. Sono cambiati anche gli strumenti, che sono sicuramente molto più performativi, e quindi si possono fare cose che una volta forse erano impensabili. Io intanto, per farvi rendere conto un po' delle meraviglie che realizza Grazia, vi invito a visitare il suo sito graziaaroundtheworld.it, ma la ritrovate anche sui social, quindi su Facebook digitate Grazia Bertano Photography, scritto col PH, trattino tutor nei viaggi fotografici, mentre su Instagram, che poi è il social per eccellenza dedicato alle foto, sì, il profilo da cercare è proprio Grazia_Bertano. Ecco, ma abbiamo parlato, ho nominato poco fa i viaggi fotografici, che sono anche diciamo la tua grande passione. Ma come funzionano i viaggi fotografici? Beh, intanto un viaggio fotografico è diverso da un viaggio normale, perché c'è da dire che parte dal fatto che molto spesso io vedo delle foto e la gente mi dice ho fatto solo quello perché eravamo in tanti, dovevamo andare via, non potevo fermarmi. Ecco, questo è diciamo il peggio del peggio quando si vuole fotografare. Certo. Perché bisogna avere il tempo. Il viaggio fotografico ha i tempi giusti, perché c'è il tempo per fare tutte le foto che si vuole, le soste giuste, perché poi gruppi piccoli, quindi mezzi, un mezzo, due mezzi per spostarsi, quindi si sposta è veramente molto efficace anche come, sì, organizzazione. E poi gli orari, perché in un luce, viaggio normale non si va ad esempio a fare l'alba sul Taj Mahal. Certo. O non si fa il tramonto sul Taj Mahal, entra magari alle 9 di mattina, ci sono migliaia già di persone, perché e ci sono migliaia di persone, quindi foto non se ne parla neanche più. Io quell'ora ero già uscita da un pezzo, perché effettivamente se vuoi fare delle belle foto in un posto così devi fare un viaggio fotografico, non puoi fare un viaggio normale. Beh, intanto è molto interessante capire che i viaggi fotografici che trovate proposti sul sito, ma anche sui social, sono viaggi studiati da una fotografa per i fotografi, quindi in realtà hanno sicuramente una marcia in più se l'intento è quello di fare un viaggio per fare esperienza di fotografia, magari fotografie di luoghi assolutamente suggestivi come il Taj Mahal citato da Grazia, ma ce ne sono tantissimi altri. Tra l'altro quest'anno, proprio a novembre, quindi alle porte dell'inverno, ci saranno delle partenze. Sì, questa qua non è un viaggio fotografico, è una partenza solo mia. Siamo in tre e torniamo in realtà in una zona dell'Argentina che abbiamo già visto, nella zona nord, da Salta andiamo a fare l'Abra Lacay, che è il secondo passo sterrato più alto al mondo, sono 4.995 metri, e poi da lì entriamo in Bolivia e visitiamo il deserto, il Salar de Uyuni, i vari laghi, la Laguna Colorata, la Laguna Verde, cioè andiamo a vedere una zona bellissima
della Bolivia. Bisogna dire che in queste zone si viaggia sempre in quota, cioè si viaggia oltre i 4.000 metri. Io ci sono già stata e devo dire che la luce a quelle altitudini lì è spettacolare. Ma certo, direi proprio di sì. E tra l'altro, insomma, la foto secondo me è davvero questo, cioè riuscire a catturare un ricordo e a imprigionarlo sulla carta per sempre. Quindi, insomma, vi porterete dietro questo ricordo per sempre. Sì, poi diciamo che la macchina fotografica ovviamente non vede le cose come le vediamo noi. Se io vado a scattare un tramonto, la luce, cioè è difficile fare una foto al tramonto, però se ci sono io che spiego come farla e poi do delle indicazioni su come fare il ritocco dopo, esatto, alla fine la foto diventa veramente bella. Cioè ci sono delle immagini che noi vediamo dappertutto, sono tutte fatte in quel modo lì, magari con dei filtri, io uso anche i filtri. E comunque macchina su cavalletto, e io in queste occasioni spiego esattamente come fare, perché altrimenti la foto non viene certo, una foto non nitida, non professionale, che insomma è un po' l'obiettivo, sì, dei vostri corsi. Ecco, intanto le date delle prossime partenze invece dei viaggi fotografici saranno pubblicate sul sito e sui social, giusto? Sì, in realtà cioè abbiamo già due date. Una è il 27 di febbraio, che partiamo per un viaggio di 6 giorni e andiamo a Tromsø, che è in Norvegia, a cercare l'aurora boreale. Bellissimo. Sì, è uno spettacolo. Ecco, lì anche il viaggio fotografico vuol dire che praticamente ti sposti con altri fotografi, quindi hai una marcia in più, perché i fotografi non si danno fastidio uno con l'altro. E poi io faccio sempre gruppi piccoli, 8 persone al massimo, per cui è difficile darsi veramente far entrare una persona dentro la propria immagine, certo, disturbarsi. Il secondo viaggio che ho in programma per il momento è in Cina, dove andiamo a vedere la Grande Muraglia cinese, non nel posto dove vanno tutti, perché questo io mi ero opposta, ho detto no, non se ne parla neanche, perché io ci sono stata, è stata da parte mia una schifezza, se posso dirlo in radio. Certo, che puoi dirlo. E invece noi abbiamo trovato un posto dove vanno i fotografi, è una piccola cittadina poco conosciuta, e in questo posto arriveremo all'alba per fotografare la Grande Muraglia. E quindi c'è sempre una nessuno. Ricerca insomma del, sì, del luogo speciale, o comunque del momento speciale in cui scattare, che è un po' una prerogativa di tutti i fotografi professionisti. Sì, poi sempre in Cina andremo a vedere una cittadina che ha visitato Marco Polo, e visto che lui era veneziano diceva che questa città assomigliava a Venezia. Infatti sono dei piccoli canali interni con delle calle, un luogo molto bello da vedere, suggestivo. È rimasto un po' come era ai tempi di Marco Polo, quindi è bello anche per questo aspetto, anche qui tradizionale, quindi. Sì. E l'ultima cosa che vedremo sicuramente sarà Shanghai, che invece è tutto l'opposto di quello che abbiamo visto prima, quindi la modernità, sì, insomma. Andremo a fotografare i grattacieli nel posto giusto, al tramonto e all'alba, in modo da avere quelle foto che si vedono ogni tanto sulle riviste, perché cercheremo di ottenere quello, esatto, e otterremo quello, a meno che il tempo non ce lo permetta. Ma certo, quindi mi raccomando, grazie aroundtheworld.it il sito, oppure Instagram grazie _Bertano, oppure Facebook grazie Bertano Photography, tutor nei viaggi fotografici. Ma ancora potete contattarla telefonicamente al 349 13 38 752, no, oppure 72. Ah, 72, sì. Oppure inviando una mail a info@graziearoundtheworld.it. Quindi io intanto la ringrazio tantissimo per essere stata con noi e averci portato tutta la sua esperienza e la sua passione per il mondo meraviglioso della fotografia, e la invito assolutamente a ritornare, e saluto anche insomma tutti gli studenti e partecipanti ai prossimi viaggi. Vi auguro un buon viaggio allora. Grazie, buonasera, buonanotte. A presto, buona serata. Buona serata. Social.